comincio a registrare lunedì 19 giugno e dovremmo fare la seconda serata sullo Spirito Santo sul Catechismo della Chiesa Cattolica. E invece io vi do una bugiarata perché non leggerò il Catechismo della Chiesa Cattolica. Vi spiego anche perché. Non lo vediamo. Eh? Allora, non ve lo leggerò perché avendolo letto vi devo dire che non mi ha incantato. L'ho trovato piuttosto scolastico, piuttosto aridino, mentre al contrario io vengo da un periodo, compresa l'adorazione eucaristica di ieri, e dal periodo post-Pentecoste, in cui io se, mi sento molto, per favore spegnete i microfoni, mi sento molto sedotto dallo Spirito Santo. E allora vorrei cercare di darvi un po', piuttosto che di un testo che non mi ha preso stasera, insomma, ecco, darvi qualcosa che invece mi ha preso, ecco. Che cosa devo dire? Devo dire che, questo chi mi conosce l'ha già sentito dire, Carmen, vuoi spegnere il microfono? Grazie. Scusi, Don Ambrogio, sono col telefono e non so, me lo spenga lei, non riesco. Ho disattivo, non si disattiva, va bene. Vedete, se andiamo avanti così non va bene, perché... Allora, dicevo che sono dentro in un momento così abbastanza di fuoco, di contatto con lo Spirito Santo, e allora vorrei dirvi come la liturgia, che è la madre di tutte le preghiere, è il luogo privilegiato per accostare la nostra fede. Dice un famoso proverbio latino, facilissimo. Lex orandi, lex credendi, cioè se una cosa è legge di preghiera, cioè se tu la preghi, automaticamente anche è legge di fede, lex credendi. E vale anche allora il contrario. Ciò che tu credi, lex credendi, diventa anche lex orandi, anche preghiera. Io non trovo nulla di meglio della liturgia perché ha dentro le letture di Dio, ha delle orazioni, alcune che sono veramente levigate, come dei ciottoli di fiume che scorrono via senza... E io vorrei parlarvi un po' di questo, poi vediamo se ho avuto buona fortuna oppure no. Comincerei a leggervi un testo che voi tutti senz'altro conoscete, ma repetita iuvant, le cose ripetute servono, che riguarda un testo famosissimo della Bibbia, quello delle ossa aride, le ossa inaridite. È Ezechiele, capitolo 37, versetti dall'1 al 14. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore, lo sai tu? Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore a queste ossa, ecco,
io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Ecco perché viene detta nella festa di Pentecoste, è lo spirito. Metterò su di voi i nervi, farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato e mentre profetizzavo sentii un rumore e vidi un movimento tra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: ah, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita. Noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi condurrò nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. È una pagina che senz'altro sentite, è una pagina potente, è una pagina e con una grandissima potenza anche di spirito. Quante volte sta parlando Dio, Yahweh, il Dio che si presenta nell'Antico Testamento, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e parla dello spirito che deve entrare su di loro. Capiamo, amici, che cos'è lo Spirito Santo. Questo spirito, in analogia, che entra sugli apostoli, sono morti di paura dentro nel cenacolo. E dopo il passaggio dello Spirito Santo sono vivificati, escono e cominciano a convertire. A me piace parlare dello Spirito Santo, ma non parlare tanto di frasi, di parole, anche del catechismo. Mi piace parlare della vita dello Spirito Santo, amici. E vorrei leggervi anche qualche cosa d'altro, sempre dalla Bibbia, sempre dalla Gioele, capitolo 3. Dopo questo, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo. E diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, sogni profetici,
I vostri giovani avranno visioni, visioni profetiche. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Bellissimo, bellissimo. Ogni creatura viva è vivificata dallo spirito. Farò prodigi nel cielo, sulla terra, sangue, fuoco, colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore grande e terribile. Questo è il linguaggio apocalittico per dire che il Signore sta per arrivare. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Capite? Ma poi se uno va avanti sulla liturgia, no? Io vi leggo ancora qualcosa, spero che non vi dispiaccia. È parola di Dio. Paolo ai Corinzi, capitolo, prima Corinzi, capitolo 2, versetto 9. Fratelli, sta scritto quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Amici, io quando leggo queste cose sento il desiderio di fermarmi, di sottolineare, di gustare, di mangiare le profondità di Dio. Infatti, chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così, anche i segreti di Dio, nessuno li ha mai conosciuti se non lo spirito di Dio. Oh Signore, vieni come una nuova Pentecoste su di noi anche stasera. Svelaci, svelaci chi è il tuo spirito, questo spirito che noi in generale così poco valutiamo e valorizziamo, che dimentichiamo di pregarlo col cuore quando facciamo il segno di croce, quando diciamo il Gloria, quando recitiamo il Credo nella Santa Messa. O Spirito Santo, vieni su di noi, trai fuori dalle nostre ossa inaridite del nostro cuore, trai fuori la vita. Ora, continua Paolo, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. E di queste cose noi parliamo con parole, ma non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Oh Santo Spirito, che sia proprio davvero così, e non il nostro parlare vuoto, che anche se non fosse cattivo, però tante volte è proprio insulso. Per questo Gesù ha detto, vi sarà chiesto conto di tutte le parole inutili che avete detto. Amici, ci fa tremare i polsi. Oh, ma Sara Reverendo, abbiamo mica detto cose cattive, abbiamo parlato un po' di stupidate fra noi donne. E gli uomini che stanno lì tutta la mattinata in piazza, aspettare che venga mezzogiorno per andare a casa, che le loro donne gli hanno già preparato da mangiare. E poi vanno fuori ancora al pomeriggio per fare il replay e vanno a casa. No, amici, no, amici. Non sciupiamo parole, non sciupiamo tempo. L'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui. Non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare solo
per mezzo dello spirito e dei suoi doni, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il santo timore di Dio. E conclude: l'uomo, mosso dallo spirito, invece, giudica ogni cosa. Giudicare non nel senso di esprimere giudizi, ma valuta, esprime opzioni di valore. E infine Giovanni capitolo 16. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato. E come mai nessuno, si rivolge ai discepoli, e come mai nessuno di voi mi domanda: ma dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Sarebbe veramente da dire: scusaci, Signore, se noi ti abbiamo pregato così poco, Spirito Santo. Veramente siamo degli zucconi, veramente siamo della gente che non capisce niente. Amici, facciamo bene a leggere tutto ciò che si spinge, anche i grandi manuali di preghiera, anche gli scritti del tuo movimento. Anche tutto, facciamo bene. Ma non possiamo dimenticare le sacre scritture e la liturgia. Capite, amici? E tutta questa roba è tutta dentro nel fascicolo. Io c'ho ancora quello dell'anno scorso, perché me lo sono tenuto da parte, sottolineato che cosa? Perché le feste della Pentecoste, della Trinità, del Corpus Domini, del Sacro Cuore, del Preziosissimo Sangue. Mamma mia, abbiamo una valanga di santità. E noi? E noi? Amici, perdonate, ma se noi non siamo capaci di fare meditazione, quanta? Vedi un po' te. Di per sé la persona spirituale ne fa almeno 10 minuti, un quarto d'ora tutti i giorni, almeno. O di più. E come fa? Questi testi, amici, la nostra preghiera, va bene qualsiasi preghiera, ma noi siamo così ripetitivi. Signore, ti affido a mio nipote, adesso comincia la maturità, mi raccomando, né? Ha detto: nonna, va in chiesa a accendere la candela, perché sì, va bene tutto. Ma preghiamo per la guerra. Io, dalla sensazione che ho, non ho mai sentito in giro, nelle chiese che frequento, inserire dentro nella preghiera dei fedeli ogni giorno la preghiera per la pace in Ucraina. Il Santo Padre, a ogni udienza che fa, non smette di parlarne. Io ogni messa che faccio, modestamente, come ringraziamento alla comunione, dico: preghiamo la Regina della Pace. Salve Regina, Madre di Misericordia. Amici, io credo che dobbiamo, scusate se vi faccio la predica, sto facendo catechismo e finisco per far la predica. Perdonatemi, ma quanto dovremmo riscoprire i fondamenti della nostra fede. E lo Spirito Santo è questo.
E poi, per esempio, l'altro aspetto che dovremmo invocare lo Spirito Santo come spirito di unità. Ciò che Babele aveva diviso, la Pentecoste riunisce. A Babele tutti parlavano la stessa lingua, fino a un certo punto, e poi hanno parlato lingue diverse, non si sono capiti più. Arriva lo Spirito Santo e fa il contrario. C'erano lingue diverse, eppure ognuno li sentiva parlare nella propria lingua. Che bella. L'unità. Infine, aspetta che faccio una beutina perché io poi mi appassiono dentro. E vi leggo quella pagina, non so se qualcuno è riuscito a stamparla, che ho usato ieri come traccia per l'adorazione eucaristica domenicale. Mi già vi accennavo che la mia vocazione è nata molto davanti all'Eucaristia. Ho passato delle ore da ragazzo, prima di entrare in seminario, anzi avevo dalla prima media in su, senza che nessun prete me lo dicesse, neanche il mio papà e la mia mamma, ho cominciato ad andare a messa tutti i giorni, al mattino alle 7:15. Perché a me piaceva fare la comunione. Poi tornavo indietro, mi sedevo sempre nella mia solita sedia. Toglievo gli occhiali che portavo già fin da allora, mi prendevo la testa tra le mani e stavo lì a ragionare con Gesù. Ma cosa gli dicevi? Curiosi, cosa vi interessa a voi? Dicevo le cose mie, no? Le cose che un bambino di 10 anni, 11 anni può dire. Che gli vada bene il compito in classe, che la nonna che non sta bene si riprenda, che sabato dovevo andare in gita in bicicletta con i miei amici, che il tempo fosse bello. Cosa volete? Un bambino chiede questo. Ma le chiedi a Gesù Eucaristia. E quando poi sono entrato in prima superiore, ho fatto la quarta ginnasio, non ero ancora in seminario, sono entrato in seminario a 20 anni. Andavo a messa la mattina e mi appassionava così tanto l'Eucaristia, che tornavo al pomeriggio in chiesa. Alle 14 pigliavo la mia bici, ta ta ta, andavo in chiesa. E stavo lì una ventina di minuti, non di più, ma 20 non è poco. Mi portavo la vita dei santi, soprattutto Francesco e Don Bosco. E poi mi portavo anche il Vangelo e lì stavo lì a ragionare. Quando a 20 anni circa sono andato in seminario, mio papà mi ha svelato un segreto e mi dice: Brogino, Brogino mi chiamavano, quando tu andavi via tutti i giorni alla 1:20, 1:25, io andavo, vedevo che andavi verso la stessa direzione, e ho detto: quello lì avrà mica qualche giro di qualche ragazza, perché quello era l'orario in cui le impiegate, 60 anni fa, tornavano a casa a mangiare e poi rientravano alle 2 al lavoro, no? A quel tempo. Quando mi ha visto che andavo in chiesa si è tranquillizzato per un po'. Poi è entrato in chiesa, mica si vedranno dentro in chiesa. Ed è uscito dall'altra porta per vedere. E invece sono rimasto lì e poi la sua sorpresa quando gli ho detto: papà, io vorrei entrare in seminario. Lui è rimasto così felice che mi ha contestato, nel senso che non ci credeva. E dice: ma sei sicuro? Ma guarda che, ma forse. E dice: papà, a me pare che come Gesù non c'è nessuno. Come te non c'è nessuno. Tu sei l'unico al mondo. E dice: le donne sono belle. Lo sapete, donne, che siete belle?
Poi avete altri difetti che parleremo un'altra volta, eh. Ma per me maschio erano belle le donne, scusa, eh. Per voi non lo so. E dice, signore, che bello l'amore. E mi ero innamorato, no? Poi però dicevo, le donne sono belle, ma sono fatte di terra, anzi di coccio certe volte, dure, dure. E tu, Ambrogio, cosa sei fatto? Peggio. Però, insomma, io se devo scegliere qualcuno, ho scelto l'infinito, non ho scelto una donna. E così, insomma, però andavo davanti all'Eucaristia tutti i giorni, e ogni tanto c'era, al mio paese c'era, c'è ancora, un convento di suore adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, le suore sacramentine, si dicevano, no? Io pigliavo la mia bici, anche quando avevo la veste talare lunga, me la tiravo su per non inciampare nelle ruote e andavo là e stavo là un'oretta. Le suore al di là della grata e io al di qui della grata, e la mia vocazione è nata proprio davanti al Santissimo. Perché ve la faccio così lunga? Ve la faccio così lunga perché questa pagina che io ho scoperto e ho stampato. A proposito, le potete ricevere tutti a questi fogli. Io ormai ho un pacco così, sono 50 fogli all'anno, sono 5 anni, sono 250 fogli, vengono fuori dai raccoglitori così. Questo dice l'azione dello Spirito Santo secondo la tradizione ortodossa. Se avete il testo seguite, se no seguite me che ve lo leggo. La teologia latina presenta tante ricchezze, ma non esaurisce il mistero eucaristico e neanche potrebbe farlo. È mancata alla teologia latina, almeno in passato, il dovuto rilievo allo Spirito Santo, che pure è essenziale per capire l'Eucaristia. Ecco, allora che ci volgiamo verso l'Oriente, che bello anche questo passaggio, per interrogare la tradizione ortodossa con animo diverso da quello di un tempo. Non siamo più inquieti e contestatori per la differenza, ma siamo felici per il completamento che l'ortodossia arreca alla nostra visione latina. Guardate che anche questo passaggio è importante, eh? Noi abbiamo bisogno di scoprire che non è che l'Europa è l'ombelico del mondo, tanto abbiamo già visto che fine ne ha fatto, no? Ormai l'Europa è cotta e decrepita. Ma abbiamo sempre pensato, no, che fosse l'ortodossia, i santi dell'ortodossia. I santi russi e i santi, mamma mia, dimenticati, chi li conosce? Chi conosce i grandi santi della tradizione russa, i grandi padri della Chiesa orientale, Gregorio Damasceno, chi l'è? Giovanni Crisostomo, lo conoscete perché io ne sono innamorato e continuo a parlarvene. Gregorio Nazianzeno, che fatica anche a pronunciare la parola, e noi conosciamo al massimo Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, conosciamo San Girolamo, ecco questi qui occidentali. Nella tradizione ortodossa, infatti, è messa in piena luce l'azione dello Spirito Santo nella celebrazione eucaristica. E questo ha già portato i suoi frutti dopo il concilio, eh? Fino ad allora, quindi fino all'altro ieri. Nel canone romano della Messa, l'unica menzione dello Spirito Santo era per Cristo, con Cristo, in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Stop. Dello Spirito Santo non si parlava più nella Messa occidentale. Ora invece, i nuovi canoni
recano una doppia invocazione allo Spirito Santo, tutti i canoni. E poi ho evidenziato in un quadratino colorato: le liturgie orientali hanno sempre attribuito la realizzazione della presenza reale di Cristo sull'altare a un'azione speciale dello Spirito Santo. Questo ve lo rileggo perché è rivoluzionario per noi. E infatti, se noterete, se no vi prego di notarlo in futuro, prima della consacrazione il sacerdote stende le mani sulle offerte, invocando lo Spirito Santo. È quello che dice qui. Hanno sempre attribuito gli orientali la realizzazione della presenza di Cristo sull'altare a un'azione speciale dello Spirito Santo. Tant'è vero che nella preghiera detta di San Giacomo c'è questa frase: manda su noi, Signore, e su questi santi doni presentati, il tuo Santissimo Spirito, che è Signore e dà la vita, che siede con te, Dio e Padre, e con il tuo unico Figlio. Ma chi parla così dello Spirito Santo da noi? Egli regna consostanziale della stessa sostanza e coeterno, eterno con. Ha parlato nella legge e nei profeti e nel Nuovo Testamento ed è disceso sotto forma di colomba sul nostro Signore Gesù Cristo nel fiume Giordano e si è riposato in lui. Che bello, eh? Lo Spirito Santo che riposa sulla divina persona di Gesù. Ed è disceso sui santi apostoli il giorno di Pentecoste sotto forma di lingue di fuoco. Continua questa orazione: manda questo tuo spirito tre volte santo, o Signore, su di noi e su questi doni, per la sua venuta santa, buona e gloriosa, santifichi questo pane e ne faccia il santo corpo di Cristo, santifichi questo calice e ne faccia il sangue prezioso di Cristo. Continua il testo e dice: capite che c'è ben di più che una sola citazione, no? Per Cristo con Cristo nell'unità. Capite? Lo Spirito Santo, continua anche qui, dice una cosa che io non avevo mai sentito, sono anch'io indietro di cottura. Lo Spirito Santo che a Pasqua irruppe nel sepolcro e toccando, qui lo mette tra virgolette per dire, toccando il corpo inanimato di Gesù, lo fece rivivere, bellissimo, eh? Lo Spirito Santo sarebbe il principio mandato dal Padre per far risorgere Gesù. Ebbene, nell'Eucaristia ripete questo prodigio. Egli viene sul pane e sul vino, che sono elementi morti, e dà loro la vita, ne fa il corpo e il sangue viventi del Redentore. Veramente, come disse Gesù parlando dell'Eucaristia, è lo Spirito che dà la vita. Riesco a trasmettervi un pochettino di questo, capite chi è lo Spirito Santo? Io guardavo il catechismo e dicevo: oh Signore, quante parole, quante, con tutto il rispetto per il catechismo, eh? Però ci sono delle pagine più felici e meno felici, insomma. C'è un padre orientale, mai sentito, Theodoron di Mopsuestia, che scrive: il nostro Signore, nell'azione liturgica, è come risuscitato dai morti e spande la sua grazia su di noi per la venuta dello Spirito Santo. Quando il pontefice sacerdote
dichiara che questo pane e questo vino sono il corpo e il sangue di Cristo, afferma che lo sono diventati per il contatto dello Spirito Santo. Che bello, eh? E però poi aggiunge, dice, però tutto questo non avviene al di fuori della Chiesa, ma avviene nella Chiesa, non senza la Chiesa. E l'ultimo riquadretto colorato che ho scritto è: avviene per la venuta di Gesù Cristo sull'altare come per quando verrà alla fine nella gloria. Come dice l'Apocalisse, lo Spirito e la sposa, cioè la Chiesa, dicono a Gesù: vieni, ed egli viene. Lo Spirito e la Chiesa. Amici, io mi fermerei qui così, perché credo di avervi dato tante cose e poi se no, non buttate via il messalino quotidiano di questi mesi con la Pentecoste, la Trinità, il Corpus Domini, e se avete voglia di fare un po' di meditazione, tirateli fuori. Fermatevi, sottolineate. Allora io adesso interrompo la registrazione.